Ciao a tutti, eccoci in trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, giovedì 15, 16.30, 19.20. Allora, partiamo con un po' di annunci, notizie, cosette varie, prima appunto di mandare una registrazione interessante che si inserisce nel tema di attualità che molti vogliono nascondere o far sparire o non citare o far dimenticare, che è il caso della pedofilia cattolica. E manderemo appunto una trasmissione RAI che si chiama appunto Mi manda RAI 3, trasmessa il 15 di dicembre del 2006. Però, prima di partire, ricordiamo Radio Gamma 5, ricordiamo il 5 per 1000 che può essere destinato appunto a Radio Gamma 5. Basta indicare nella dichiarazione dei redditi e negli altri documenti fiscali il codice fiscale di salute e ambiente, che è il 92 17 36 60 280, e appunto il 5 per 1000 sarà destinato appunto al diagramma 5. Per quanto riguarda invece varie cose, oltre il 5 per 1000 c'è anche l'8 per 1000 e noi invitiamo sempre a destinare l'8 per 1000 appunto allo Stato, almeno avrà una destinazione diversa e avrà qualcosa che potrà sempre essere controllato. Ricordo che questa sera alle ore 21 a Montegrotto Terme, al pub Imbolc in via Aureliana, ci sarà il Mut dei Pagani del Vican del Veneto, un incontro informale in cui ci si può parlare e discutere. Sabato prossimo, sabato 23 giugno, a Jesolo, al Bosco Sacro, in via Cagamba, ci sarà il rituale del solstizio d'estate. Sapete appunto che il solstizio d'estate rappresenta la massima luce, il trionfo della vita, dell'illuminazione, di quello che la vita può offrire, in cui noi possiamo osservare con l'aiuto di elementi esterni come il sole tutto quello che c'è attorno, rappresenta appunto il punto della nascita, dello sviluppo, della massima potenza, e noi in armonia con questi cicli cosmici appunto festeggiamo il solstizio d'estate sabato 23 di giugno a Jesolo. Appuntamento intorno alle 18:30 appunto in via Cagamba, settima traversa. Passiamo a una notizia appunto di attualità che forse già qualcuno conoscono, e partiamo da un personaggio abbastanza famoso, abbastanza conosciuto, e che è Don Di Noto. Io prendo, vi leggo un articolo, poi vi dico anche le citazioni di come vengono fatte, da un settimanale che sia su internet sia appunto lo trovate e lo riperite nelle edicole. Questo settimanale si chiama Vita ed è dedicata appunto al volontariato e alle cose che gli sono connesse. Scrive su vita.it l'articolo 81397, aperte virgolette, e fa una citazione: a Don Di Noto interessa soltanto proteggere l'attività di stupro dei minori indicata da Gesù, proteggere la devastazione sociale e il delirio di dominio dei cristiani, chiusi virgolette della citazione che fa appunto questo settimanale. Aperte sempre l'altra citazione: Don Di Noto è un maiale puntini puntini, chiusi virgolette appunto, che questa citazione è sempre dell'articolo Vita. Ma non ci sono soltanto gli insulti, c'è anche chi parla senza mezzi termini. Due punti a parte virgolette, Don Di Noto è un pedofilo terrorista che copre la mafia cattolica, chiuse virgolette. Sono su questo tono le incredibili calunnie, ingiurie e minacce lanciate su alcuni portali molto frequentati del web contro Don Fortunato Di Noto, il sacerdote fondatore dell'associazione antipedofilia Meter, dopo la partecipazione della trasmissione Anno Zero di Santoro. Parole pesanti che hanno convinto Don Fortunato a querelare per calunnia, diffamazione e ingiurie gli autori di questi post e a chiedere l'intervento della polizia postale e della comunicazione. Aperte virgolette, sempre una citazione, dice: l'attacco più duro in questo campo è diffamare deliberatamente chi è prete ed è opera della parte dei bambini, commenta Amaro il sacerdote, che per un altro blogger proteggerebbe il delirio di possesso delle persone nel tentativo di ripristinare il regime monarchico e disarticolare la Costituzione della Repubblica. Ad Anno Zero, grazie alle sue relazioni terroristiche e mafiose, avrà ampio spazio per insultare la società civile e il diritto della Chiesa Cattolica di stuprare bambini e costringerli in ginocchio davanti a un crocifisso. Chiuso le virgolette appunto di questa citazione del settimanale Vita. Ed un altro improvviso investigatore, Ahmed
aperte virgolette, ammetto un di noto, puzza lontano un miglio, credo che abbia trovato il modo di visionare e scambiare materiale pedopornografico restando impunito, chiuse virgolette. E continua, sicuro, con i suoi occhietti allucinati sta sempre davanti al monitor navigando alla ricerca di quel tipo di file. Poi a me i preti specialisti di prostitute, pedofilia, droga, non mi convincono molto, chiuse virgolette sempre da questo blogger. Don Fortunato di Noto e il direttivo di Meter dichiarano, due punti, aperte virgolette, nessuna paura, non mi faccio intimidire da nessuno. Quello che è importante è aver salvato i bambini dagli uomini crudeli e pedofili e aver contribuito a consegnare alla giustizia i carnefici, ma credo che ci siano grandi responsabilità per come si gestisce un problema così complesso qual è la pedofilia. Questa non è libertà di parola, questi sono reati contro una persona e il suo intenso lavoro come maître a tutela dell'infanzia, dichiara Don Di Noto, che aggiunge: qui non è essere contro la pedofilia, ma è essere contro i preti che lottano la pedofilia, conclude. Questo è appunto l'articolo di Vita. A questo ha fatto ecco altri articoli, tra cui appunto anche Radio Vaticana, che un comunicato dice Don Di Noto minacciato dopo la partecipazione ad Anno Zero sulla pedofilia. Bene, io appunto penso che molti ascoltatori abbiano capito a chi si riferiva appunto l'articolo di Vita. A parte che appunto a me non sembrano né calunnie né minacce né offese, ma soltanto una constatazione. Giustamente dei dubbi sorgono, perché Don Di Noto si dice specializzato nella caccia ai pedofili. Se la cosa appunto corrisponde alla verità, noi non abbiamo in grado di stabilirlo, di vederlo. Però dice che da 15 anni che lavora in questa direzione e ha denunciato migliaia di pedofili. Poi leggiamo sul settimanale Panorama che i pedofili sacerdoti in Italia sono 1000 e non sappiamo quanto li ha denunciati Don Di Noto, tenendo conto che in quell'ambiente dovrebbe avere delle informazioni. Poi leggo sul sito dell'UAR un commento che dice: sì, è vero, Don Di Noto ha denunciato due preti pedofili italiani, no, uno maltese e uno inglese. Bene, allora mi sembra che per 15 anni di attività, quando un settimanale Panorama, che nessuno ha smentito fino adesso, ci parla di 1000 preti pedofili indagati dal Vaticano e che nessuno sia stato consegnato o denunciato o esposto o indicato da chi si andrebbe a occupare, mi sembra abbastanza strana la cosa. Probabilmente un più di professionalità o di capacità in questo senso ci vorrebbe. Però leggo anche un'altra dichiarazione. E questa proviene da un'associazione che si è specializzata nel lottare contro la pedofilia. Il suo responsabile è stato anche ospite lo scorso anno a 30 ore per la vita. Il comunicato è del giugno 2007 e lo trovate su associazioneprometeo.org. Allora, su questo comunicato si parla di un fatto di Brescia in cui lo stesso associazione Prometeo e il suo responsabile ha dichiarato che un prete è stato assolto perché non si poteva condannare il Venerdì Santo, è stato assolto appunto nel mese di maggio dalle accuse. Cosa dice l'associazione Prometeo.org? Don Di Noto, ridicoli i suoi comunicati stampa, faccia davvero qualcosa per i bambini. A fronte della dichiarazione di Don Di Noto interviene Massimiliano Frassi, presidente dell'associazione Prometeo, www.associazioneprometeo.org, due punti aperte virgolette, ridicoli e sconcertanti. Queste le uniche due parole con cui si possono commentare le ennesime dichiarazioni di Don Di Noto sul caso Brescia. Di Noto non si è mai visto in città in udienze né a dare sostegno alle vittime. Inoltre, la sindrome del giustiziere di cui si parla per definire la soluzione delle imputate bresciane è a dir poco vergognosa. Purtroppo, nel nostro paese continuano ad esserci esperti, fra virgolette esperti, che combattono la pedofilia solo a mezzo di comunicati stampa, finalizzati, secondo la mia opinione, più a ribalte mediatiche che alla ricerca della verità e della tutela reale delle sue vittime, delle vittime, scusate. Che noi e Di Noto si stia su fronti diversi lo dimostra la solidarietà e il suo sostegno al prete imputato e scagionato, e la nostra solidarietà e il nostro sostegno alle vere vittime, i bambini. Queste sono le parole di Massimiliano Frassi, presidente dell'Associazione Prometeo, che la trovate il comunicato su associazioneprometeo.org. Io, questo personaggio, questa persona che si occupa dell'argomento, so che è collegato anche ad associazioni che sono molto impegnate in questo campo nel lottare contro la pedofilia,
Da quello che ha dichiarato a 30 euro per la vita, il video c'è ancora su internet, se lo andate a cercare lo trovate, lui dice che addirittura è stato minacciato ed è stato appunto, ha avuto problemi a Brescia per parlare contro la pedofilia perché ne erano coinvolti dei sacerdoti. Bene, io penso che una persona abbia il diritto di intervenire su un caso così grave. Se poi si arriva al punto di minacciarlo, di impedirgli di parlare o di creargli paura, mi sembra che le cose stiano un attimino sul grave. Poi, sai, ci pensano tutti quanti a creare un qualcosa che non c'è. E parlo anche della campagna che si è fatta. Mi riferisco, ad esempio, come si creano i martiri. Prendo dal giornale di Vicenza di lunedì 11 giugno 2007 una lettera di un padovano, un certo Don Marco Pozza. Aperte virgolette. L'altra sera a Sacra Famiglia una bambina gli ha chiesto: Don Fortunato, perché ti vogliono uccidere? E lui, con le lacrime agli occhi, ha risposto: se il mio martirio serve a salvare un solo bambino, che mi ammazzino, chiuse virgolette. A me non mi risulta che esistano minacce di morte. Logicamente i martiri si creano in tante maniere. Bene, questo è appunto il clima che si sta creando, che si sta avvenendo. Logicamente saremo più precisi nelle prossime trasmissioni. Sul caso appunto pedofilia, non lascio la telefonata perché sono già in ritardo con i tempi. Beh, una la concedo velocemente. Sei pronto? E tu cosa sei? Ah, già attaccato. Vedete come sono sensibili certe persone quando si va a ricordare qual è il loro Dio appunto che invita alla pedofilia, già subito riattaccato. E questo dà appunto la dimostrazione. Probabilmente si è sentito appunto toccato, questo è il buon pastore. Allora, dicevo che voglio farvi sentire una trasmissione che merita di essere riascoltata, che per me rappresenta un qualcosa. Sì, pronto? Pronto? Gianpaolo. Sì. Scusami, sai Francesco, sì. Come pedofilo si è sentito toccato, è giusto mi pare, no? Mi sembra proprio di sì. Eh sì, caspita. Ricordati sempre che io sono io e voi non siete un cazzo, hai capito? Sì. E questo soprattutto, questa è la frase tipicamente ebraica. Ciao, ti ciao, saluto, grazie. E ti ringrazio. Ciao Gianpaolo. E ora dicevo, voi sapete che c'è stata la trasmissione anno zero sulla pedofilia. E su quella trasmissione appunto è intervenuto Don Di Noto e altre persone, tra cui diverse persone vittime anche di abusi da parte di sacerdoti pedofili. Io voglio far ascoltare una trasmissione appunto che è ripresa da Mi Manda Rai 3 del 15 dicembre 2006, in cui Marco Marchese di Agrigento, intervenuto anche in anno zero, parla della sua esperienza all'interno dei seminari. E la sua situazione è abbastanza grave, perché lui aveva informato le autorità, e inoltre, oltre a lui, sono stati violentati 6 bambini. La Chiesa Cattolica, nella sua emanazione della diocesi di Agrigento, gli ha chiesto, dopo che il sacerdote che ha violentato lui e altri 6 bambini, ha chiesto il patteggiamento, e il patteggiamento significa che uno riconosce la colpa per avere uno sconto di pena, ed è stato condannato, e gli è andato anche bene, è stato condannato perché io mi ricordo di un grande cardinale che arrivò al patteggiamento e venne anche assolto, cioè disse io sono colpevole, fatemi uno sconto di pena, riconosco la mia colpevolezza e l'hanno anche assolto. Perciò i magistrati sono stati in quel caso sinceri e hanno applicato la legge, questo sacerdote viene condannato, ammette le sue responsabilità perché patteggia la colpa e la diocesi chiede a Marco Marchese di 200.000 euro perché ha rovinato l'immagine della diocesi di Agrigento. Bene, vi faccio ascoltare la trasmissione, è un po' lunghetta, però merita di essere ascoltato e merita questa testimonianza che viene da persone che hanno subito, possa permettere alle persone di riflettere, di far capire appunto di quello che succede molte volte nel giro delle parrocchie, dei seminari e cosa significa la pedofilia cattolica. La storia, lo abbiamo detto prima della piccola sigla, di un tema molto delicato, drammaticamente attuale, è il tema della pedofilia nella Chiesa Cattolica. Sapete che peraltro negli ultimi tempi la Santa Sede si è espressa con vigore e forza contro questo fenomeno che purtroppo per molti anni è rimasto un fenomeno sotterraneo. Sentite con attenzione la storia che vi stiamo raccontando, per raccontare, perché è una storia che ha degli sviluppi
drammatici, ma io direi addirittura inauditi. Marco Marchese viene da Palermo, fategli un grande applauso perché è qui per sostenere una battaglia. Al suo fianco in questa battaglia c'è il suo legale, l'avvocato Salvino Pantuso. Grazie avvocato. No, resti pure lì, sì. Quello è il posto dei nostri legali, così come invece è quello il posto del nostro legale, il professor Ugo Ruffolo. Ci darà un aiuto su una vicenda che ha anche risvolti giuridici pazzeschi, a nostro avviso pazzeschi, perché quando l'abbiamo sentita siamo rimasti davvero sconvolti. Marco, ti posso dare del tu? Sì, certo. Allora, quando inizia questa storia e dove inizia, perché il luogo è estremamente importante? Questa storia inizia quando avevo 12 anni, a Favara, in provincia di Agrigento, perché a 12 anni ho deciso di entrare in seminario perché volevo diventare prete, perché volevo approfondire quello che volevo fare da grande. Avevi sentito la vocazione? Pensavo di avere la vocazione, volevo quindi scegliere, fare un cammino di discernimento. E fu un seminario che conobbi Don Bruno. Don Bruno era uno degli assistenti, un diacono che da lì a poco sarebbe diventato prete, sacerdote. Una persona a cui inizialmente mi legai fortemente perché sembrava una persona affettuosa, molto spirituale, che mi circondava di mille attenzioni. In una fase, immagino, all'inizio di difficoltà anche nell'insegnamento, sì, era un po' come un collegio, no? Voi vivevate lì dalla mattina alla sera, dormivate lì. Tornavamo a casa ogni settimana, ogni 15 giorni, a seconda degli impegni che avevamo anche nelle varie chiese. E fu un pomeriggio di dicembre, un pomeriggio di pioggia, perché solitamente negli altri pomeriggi giocavo con i compagni a calcetto nel cortile del seminario, che mi chiamò e mi disse di venire con lui in camera a riposare, cosa che tra l'altro accadeva spesso, che entravamo nelle camere dei nostri assistenti. E quel pomeriggio, dopo avermi spogliato, dopo avermi baciato, abusò di me, cosa che avvenne anche successivamente negli altri pomeriggi, anche dopo che lui divenne prete, quindi lasciò il seminario per fare il parroco in varie chiese. Il primo episodio avvenne quindi nel 94, tu avevi appena 14 anni? 12 anni. 12 anni? Avevo 12 anni, sì, nel 94. E quasi non ti rendevi conto bene di quello che stava accadendo, no? È stata la mia prima esperienza sessuale, forse un po' precoce, direi sbagliata. Era un'amicizia. Lui mi diceva che era un'amicizia particolare la nostra, che non dovevo raccontarla a nessuno perché gli altri non avrebbero capito, sarebbero stati gelosi, invidiosi di questo nostro rapporto che avevamo. Del resto io mi ero convinto che fosse un'amicizia divina, lui era per me un uomo, era un uomo di Dio, era la persona con cui pregavo, con cui animavo la messa, quindi mi ero fidato di lui ciecamente. Questi episodi sono andati avanti in quell'anno in cui lui era ancora al seminario. Poi mi hai detto lui diventa prete, lascia il seminario? Lascia il seminario per fare il prete in parrocchia, però i nostri rapporti diventano ancora più forti perché lui diventa mio padrino di cresima. E spessissimo andavo a trovarlo in parrocchia nei fine settimana che avevo a disposizione durante le vacanze estive, e anche lì accadeva che in sacrestia o piuttosto a casa abusava di me nel pomeriggio quando andavamo a riposare, o la sera quando rimanevo lì a dormire da lui, per 4 anni. Anni difficili, perché sin dal primo episodio, dal primo abuso, ebbi un attacco di colite, di gastrite, iniziai ad avere incubi notturni, insonnia, senza capire però perché. Un modo irrazionale di manifestare un disagio. Lo dico adesso, allora non lo capì, non lo capirono nemmeno le persone che mi stavano accanto, tant'è che uscivo, entravo dagli ospedali per trovare una causa a questo mio malessere. Poi passai al seminario di Agrigento, quindi superai la tappa della scuola media, frequentai la scuola superiore, sì, che tra l'altro era una scuola esterna al seminario, quindi la mattina uscivamo con i compagni, frequentavamo questa scuola e poi tutto il resto delle attività le facevamo in seminario. La
naturalmente col tempo mi resi conto che qualcosa non andava. E una sera un seminarista più grande, un compagno di seminario, mi chiese come mai la notte prima avessi pianto durante il sonno. Fu allora che per la prima volta gli raccontai quello che mi era successo. E fu allora che scoprì, perché me lo disse lui, che quella che fino allora per me era un'amicizia divina, un'amicizia particolare, in realtà era un abuso sessuale. Lui come reagisti a questa rivelazione che ti portò? Lui mi disse subito di informare i superiori, perché era una cosa gravissima quella che mi era successo, e quindi dovevo informare il rettore di questi fatti. Cosa che io feci immediatamente, andai sia dal vicerettore che dal rettore, perché temevo che questa persona potesse fare del male a qualcun altro, ad altri ragazzi. Sì, perché chiesi proprio questo ai miei superiori: aiutatelo, è una persona che va aiutata, perché può fare del male a delle altre persone, a dei bambini. Tra l'altro lui stava in una parrocchia molto affollata, faceva le colonie estive con i bambini. Era molto a contatto quindi con i giovani. Che ti rispose il rettore? Il rettore mi disse di starmene tranquillo, sereno, di pensare al mio cammino di discernimento, di starmene in silenzio, che avrebbe informato lui il vescovo di questa cosa e avrebbero preso i provvedimenti. Quindi io mi affidai a loro, cercai di risolvere i problemi di salute che in quei tempi si erano fatti molto, molto forti, tant'è che attraversavo un momento particolare. Cercai addirittura una volta di ingerendo una quantità enorme di farmaci, di trovare una soluzione al mio malessere. Per loro era finita così, mentre per me non era finita, perché avevo una coscienza. Quel prete continuava a stare in mezzo ai bambini. Ma loro, quando ti dissero interverremo, no? Parleremo col vescovo, poi c'è stato un intervento, hanno allontanato questo sacerdote? Il prete continuò a stare in quella parrocchia, a stare a contatto con i bambini, tant'è che una volta mi invitò pure, io naturalmente rifiutai di andare a trovare. E proprio per questo motivo mi feci coraggio e decisi di andare a incontrare il vescovo, perché pensavo che non fosse stato informato di questa mia storia. Nonostante il rettore avesse detto che l'avrebbe informato. Mi aveva assicurato così. Com'è andato l'incontro col vescovo? Incontrai una persona che dinanzi a me ascoltò freddo il racconto, forse meravigliato di quanto mi era successo. Alla fine del mio racconto prese qualche appunto. Poi si alzò, prese un libro, scrisse sul libro a Marco con ogni benedizione e mi disse: stai tranquillo, sereno, non ti preoccupare, adesso ci penso io, tu non parlarne con nessuno. L'indomani mattina chiamò tutte le persone con cui avevo parlato di questa storia e anche lo stesso prete, che lo stesso giorno lo stesso giorno si precipitò a casa mia, perché il vescovo gli aveva ordinato di farmi le scuse se qualche suo atteggiamento mi avesse dato l'idea di aver subito un abuso. Lui naturalmente non me le fece, mi rimproverò per averlo smascherato. Cioè lui venne a casa tua a casa e ti rimproverò per averlo denunciato. Per avergli fatto perdere la fiducia del suo vescovo, per aver raccontato questa cosa al rettore e al vicerettore. Dopo questa vicenda non ho più contatti né con il vescovo né con Don Bruno. Forse per loro la vicenda doveva essere chiusa lì. Nel silenzio. Nel silenzio, però ancora una volta il prete continuava a stare nella stessa parrocchia accanto agli stessi bambini, agli stessi ragazzi, per l'ennesima volta. Adesso riesco a parlarne, anche se un po' emozionato, però allora rivivere ogni volta nei racconti quello che mi era successo non era facile. E decisi per l'ennesima volta di raccontarlo al mio parroco, una persona che stimavo molto, con cui ero cresciuto, che mi aveva accompagnato pure in seminario. Gli raccontai questa cosa. Lui, dopo qualche giorno, mi incontrò in privato e mi disse anche lui di stare in silenzio, perché tanto era una vicenda chiusa, successa anni fa, quindi non era importante andare avanti, prendere provvedimenti. Starsene in silenzio, no? Questa sembrava essere la parola d'ordine di tutte le persone da cui tu ti aspettavi aiuto o fiducia e che facevano parte della gerarchia. Sì, io ho chiesto di aiutare quella persona. Volevo forse anch'io un aiuto, un sostegno, una parola di incoraggiamento che non è mai arrivata,
però devono aiutare quella persona che continuava nonostante tutto questo a stare lì. E fu lì per la prima volta che decisi di raccontarlo anche alla mia famiglia, che fino allora volevo tenere fuori, perché non volevo dare loro questo dispiacere, perché... Invece l'hai fatto, l'hai detto ai tuoi genitori. Sì, perché qualcuno doveva fare qualcosa. Fu così che insieme decidemmo di denunciare tutto alla procura. Denuncia ufficiale alla procura nei confronti di Don Bruno. Si sono aperte le indagini, si è fatta un'inchiesta. Sì. Si è scoperto peraltro che tu non eri l'unico ad aver subito quelle... Dopo tre anni di gli abusi e quelle violenze, no? Tre anni di indagini, e questo per me fu un altro duro colpo, scoprire che c'erano altri ragazzi. Perché all'inizio, lo dicevo poco fa, per me era... Io l'avevo concepita come un'amicizia particolare, mia, sua, un'amicizia divina. In realtà aveva fatto la stessa identica cosa con altri sei ragazzi di cui aveva abusato. E la mia rabbia, la mia amarezza fu quando ho scoperto che alcuni di questi ragazzi erano stati abusati da Don Bruno dopo che io avevo parlato con i miei superiori e dopo che avevo informato il vescovo. E se fossero intervenuti... Forse si potevano evitare questi abusi. Forse possiamo togliere anche il forse. Si potevano evitare quegli abusi. Don Bruno è stato ritenuto colpevole. O meglio, ha ammesso la sua colpa. Sì, ha patteggiato per 2 anni e 6 mesi la pena. 2 anni e 6 mesi di reclusione per patteggiamento, avvocato, c'è una riduzione rispetto alla gravità del fatto dovuta proprio al patteggiamento? Sì, il patteggiamento prevede tutta una serie di favori, di misure favorevoli per chi ritiene di adottare questo rito. C'è un accordo di fatto tra l'avvocato dell'imputato, e quindi l'imputato che fa richiesta di applicazione della pena, e il pubblico ministero. La parte civile in questo contesto viene esclusa perché non può intervenire. Il GUP, sulla base di una valutazione complessiva, in quel caso con l'udienza preliminare, il giudice di Agrigento, valutata anche la congruità della pena, applicate tutta una serie di attenuanti che erano state concordate appunto tra il pubblico ministero e l'imputato, gli dà 2 anni e 6 mesi. Gli dà 2 anni e 6 mesi. È importante che questa pena, poi insomma può sembrare anche poco, no, rispetto alla gravità di quanto abbiamo sentito, dimostra fino in fondo, con l'ammissione da parte del sacerdote, che quegli abusi erano stati effettuati. Marco, però tu insieme al tuo avvocato avete deciso anche di chiedere un risarcimento civile, no? Cioè di un risarcimento danni, perché questa vicenda è una vicenda che ti ha lasciato addosso un disagio che non ti scordi. Adesso sei forte e coraggioso e sei qui che ce la racconti, hai una vita felice, so che sei fidanzato, e insomma le cose sono andate per il meglio, no? Però c'è questo macigno che ti porti dietro. Abbiamo chiesto il risarcimento dei danni insieme anche ai miei genitori per tutta questa... per quello che è successo, anche se sono convinto che comunque nessuna somma di denaro potrà mai restituirmi gli incubi, le notti serene, che i pianti che ho fatto. Però a nostro avviso andava dato anche questo segnale, chiedere il risarcimento dei danni. Tra l'altro ho fatto 1 anno di psicoterapia dopo tutta questa vicenda, perché l'abuso lascia sempre un segno dentro. Quanto avete chiesto di danni? Non è una grandissima cifra, non è una rispetto grande a quello che abbiamo sentito. Soprattutto perché appunto Marco, non so, avete avuto modo anche di ascoltarlo, è un giovane che ha vissuto una tremenda esperienza e nonostante tutto guarda con lucidità e con speranza al suo futuro. Lui ha voluto anche in questo senso mantenere una linea di grande correttezza, ha chiesto 65.000 euro di risarcimento. 65.000 euro per quello che è successo. No? Nel luogo dove uno dovrebbe essere più sicuro. Come ha replicato la curia alla vostra richiesta di risarcimento? Me lo dici tu, Marco? Sì, la curia scrive, perché noi abbiamo chiesto il risarcimento in solido sia al prete che al seminario che alla curia. La curia ha risposto, questo vale anche per gli altri che ho citato, che il patteggiamento in realtà non è una missione di colpa, che tra l'altro
I rapporti intercorsi tra me e Don Bruno si sono sempre caratterizzati per stima reciproca e affetto. E della Curia a chiedere a te dei soldi? Mi chiede 200.000 euro perché ho infangato il decoro della... Attenzione, attenzione, 200.000 euro la Curia a cui lui si era rivolto per avere l'aiuto, che non è intervenuta, chiede a questo ragazzo che ha subito le molestie 200.000 euro per che cosa, per quale colpa? Per aver denunciato il fatto, per aver arrecato un danno all'immagine della Curia. Per aver arrecato un danno all'immagine della Chiesa, della Curia. Vi abbiamo raccontato i fatti, ognuno naturalmente si è fatto già un'idea probabilmente, però noi come sempre invitiamo a discutere qui a Mi Manderei 3 le persone coinvolte. Le abbiamo invitato sia Don Bruno Puleo, sia il seminario di Favara e sia la Curia Vescovile di Agrigento. Hanno in realtà accettato in qualche modo tutte e tre l'invito perché tutte e tre sono rappresentate legalmente dall'avvocato Antonino Gazziano, che è collegato con noi dalla sede RAI di Palermo. Avvocato, buonasera intanto e grazie di essere con noi. Buonasera avvocato. Senta avvocato, prima di iniziare, sa che poi a Milandare 3 adesso sarà un momento di confronto fra lei, che rappresenta tutte e tre, diciamo, le parti, e Marco, però vorrei che lei anche e noi tutti insieme ascoltassimo dei brani tratti da una lettera che Marco ha scritto al Vescovo. Quando l'hai scritta quella lettera, Marco? Subito dopo la sentenza di patteggiamento. Dopo il patteggiamento, dopo quindi che quel prete pedofilo, la giustizia italiana lo aveva riconosciuto colpevole. Marco scrive questa lettera al Vescovo, sentiamo. Scrivo a lei, Eccellenza Reverendissima Monsignor Carmelo Ferraro, Arcivescovo Metropolita della Chiesa Agrigentina. Scrivo proprio a lei che una sera di novembre del 2000 ha ascoltato quasi con indifferenza il mio racconto. Scrivo a lei perché sono addolorato e profondamente amareggiato dal suo silenzio. Mi chiedo perché lei, in tanto a conoscenza di fatti si gravi, non ha preso alcun provvedimento seguendo il monito della Santa Sede. Cosa voleva che accadesse? Che io ritrattassi? Voleva forse recuperare il colpevole? Come? Facendo finta di niente? Lasciando il prete al suo posto in mezzo alla gente, ai giovani e ai bambini per oltre un anno e mezzo? O voleva forse salvare l'onorabilità dell'istituzione? Mi viene da pensare che altre vicende simili alla mia siano state taciute, sotterrate nel silenzio. Lo so perché lei ha raccontato di me quella sera di novembre. Perché credevo in lei. Credevo che lei, tra i pastori di questa grazia, difensore dei più piccoli e più deboli, avrebbe ascoltato il mio grido e avrebbe impedito altre carneficine di bambini e sogni. Ve l'abbiamo voluta far sentire questa lettera ricostruita da Letizia Maurelli, anche per capire fino in fondo, l'abbiamo già scoperto però, il tono di Marco, no? la serietà di questo ragazzo e la drammatica lettera che ha scritto al Vescovo. Allora, la prassi di rimandare ai tre è che io faccio un passo indietro, parte una clessidra, avete due minuti intanto per vedervela fra voi, Marco, tu e l'avvocato Gazziano. Prego. Sì, io volevo chiedere all'avvocato se pensa che con questo atteggiamento aiuterà le altre vittime a uscire dal silenzio. Non pensa che il silenzio sia un macigno per le vittime? E lo so una cosa, ancora prima più dell'abuso, il dolore che la sofferenza è stato quello di non essere ascoltato, di non essere stato creduto, di non essere stato difeso, e scoprire che altri ragazzi sono stati abusati da Don Bruno dopo che io avevo denunciato tutto alla Chiesa, al Vescovo, e sono rimasti con le mani in mano. Adesso vengono da me 200.000 euro per aver fatto quello che la mia coscienza umana e cristiana mi diceva di fare, cioè di denunciare questo pedofilo. Posso? Prego. Io desideravo fare una premessa, dottore. La sentenza... Lei sta parlando con Marco in questo momento, avvocato. No, io desideravo fare una premessa perché è il mio diritto farla, perché credo che siano state dette delle cose circa la validità della sentenza di applicazione di pena che non rispondono ai canoni legali.
La sentenza di applicazione di pena non afferma responsabilità di alcuno, non è ammissione dei fatti. La storicità dei fatti deve essere provata anche nel processo civile per cui siamo stati chiamati. Non è stata la Curia a chiamare Marco Marchese, ma è stato Marco Marchese a citare la Curia per una presunta colpa in vigilando che noi riteniamo non essere nei fatti storici della vicenda. Noi riteniamo che siano state dette circa la responsabilità della Curia dei fatti non veritieri e al limite della diffamazione. Cioè, tutte le indagini, come dicendo che le indagini che ha fatto Induso, che è molto più bravo di me, sa che nella procedura civile alla domanda vi è la comparsa di risposta e nella difesa si può richiedere. Quindi, secondo lei, se i ragazzini non sono stati abusati, ce le tutte le responsabilità. Quello di affermare nella domanda riconvenzionale, e ad oggi noi non abbiamo avuto risposta. Ha sentito cosa le ha chiesto Marco, in sede di progetto. Allora, avvocato, scusi dottore, l'ultima cosa desidero dire. Non è l'ultima, perché le chiedo scusa. Dica. Le chiedo scusa. Io non intendo assolutamente ripercorrere o fare il processo in televisione. Il processo già c'è stato. Anche un giudice civile, anche una condanna. Il processo già c'è stato. Anche una condanna penale. Il dottore Marchese si potrà sicuramente difendere più e meglio di noi. E il giudice ma si deve difendere il dottore Marchese. Avvocato, mi perdoni, mi faccia parlare. No, mi vuole parlare. No, avvocato, però mi faccia dire una cosa. Allora. Prego. La condanna di Don Bruno Puleo. L'applicazione di pena. Mi fa parlare. C'è un prete che si accolla la pena. Giurisprudenza. Allora, l'avvocato Panduso è molto più bravo di me in queste cose. Ecco, infatti è tanto bravo che sta al fianco di Marco Marchese, però. Io le... No, questo non credo che sia una battuta molto, molto felice da parte sua. Allora ve la rimangio, avvocato, non volevo offenderla. La ringrazio. Allora, però lei non offenda la nostra intelligenza. No, non qui abbiamo. Qui abbiamo, avvocato, una condanna esecutiva penale per patteggiamento con ammissione di responsabilità da parte. Assolutamente, è errato quello che lei sta dicendo. Da parte di l'ha chiesto lei, ha patteggiato la pena o no, avvocato Graziano? Sì, ma è errato circa l'affermazione di responsabilità. Cioè lui ha patteggiato la pena di scusa. Aspetti, mi faccia capire. Lui ha patteggiato la pena dichiarandosi innocente? No, lui non ha fatto assolutamente né dichiarato né di essere colpevole né di essere innocente. E allora ha perché ha patteggiato la pena? Ha un determinato sito di difesa scegliendo sul mio consiglio settimo una linea difensiva. L'avvocato Panduso sa, esiste il 445 numero 1 bis che dice testualmente che la sentenza patteggiata non ha efficacia nei giudizi civili. Quindi ma lasci perdere il giudizio civile adesso. Avvocato, adesso lei lasci perdere. Guardi, intanto avvocato le vorrei ricordare una cosa. Noi stiamo parlando di una questione gravissima che riguarda c'è dubbio. Ecco, che riguarda la Chiesa Cattolica. Aspettimi, se non sai cosa voglio dire. Allora, stiamo parlando di una questione gravissima che riguarda la Chiesa Cattolica devo dire un po' ci spiace che qui non ci sia nessuno con una tonaca, ma sacerdote, con la sensibilità giusta a parlare di tutto questo, ma che abbiano scelto la via legalistica, cioè di essere rappresentati, naturalmente è la responsabilità giusta da un punto di vista legale, dall'avvocato. Penso che sia un errore. Penso che era giusto che qualcuno della Curia fosse qui. Valutazione personale, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Allora, dice il professor Ruffo. Posso continuare? Aspetti, no, state buoni. Allora, questi sette ragazzi sono stati o non molestati dal suo assistito? Allora, ho detto la una domanda facile, può dire sì? Allora, sì, ma non c'è dubbio. Può dire no. Veda, lei, io credo che non possa dire no perché ha patteggiato la pena. Io le ho detto che non intendo fare il processo davanti alla televisione, davanti ai media, non intendo fare il processo che farò nelle sedi opportune. No, cioè, Avvocato, le mie difese, non intendo assolutamente anticipare quali sono le mie linee difensive. Avvocato, ho spiegato che le posizioni, scusi il tono, ho spiegato, mi correggo, ho spiegato a me stesso. Avvocato, il processo già c'è stato.
come fa a continuare a dire che non c'è stato? C'è una sentenza di condanna legale del quale è stato asserito dalla giustizia italiana che il Don Bruno Puleo ha molestato 7 minorenni. Questo è, e questi sono, questi si sanno, quindi se anche questi sono altri episodi non lo sappiamo. C'è 7 ragazzi, cosa avvocato? C'è anche una pena accessoria, perché devo dire che il giudice... C'è anche una pena accessoria, qual è? Dell'interdizione in perpetuo dall'esercizio di curatela e di tutela nei confronti del... Quindi questo sacerdote non può più esercitare l'attività pastorale. Allora, lei mi deve spiegare come può ancora oggi, qui in questa sede, davanti a tutta Italia, sostenere che quel patteggiamento non è una dichiarazione di colpevolezza. Ma perché lo dice la legge? Non lo dico io, lo dice la legge, lo dice la giurisprudenza, lo dice la dottrina. Perché lo dice la legge? Banduto. Quindi lei va contro una sentenza. Il Ruffolo, come si chiama? Lo chiede a loro, perché sì, si chiama. Si chiama Ruffolo, si chiama Ruffolo, la chiama in causa, professor Ruffolo. Il patteggiamento non è una missione di colpa, sentiamo il professor Ruffolo. Vediamo rapidamente come stanno le cose. La Chiesa Cattolica è da rispettare e i pastori sono bravi, poche volte ci sono pecore nere, poche. Le poche pecore nere sono pecore feroci. E una pecora feroce ha colpito questo signore e qualche altro. C'era un processo penale grave. Nel processo penale grave la pecora feroce, essa ha chiesto di essere condannata pur di avere uno sconto di pena, è stata accontentata ed ha avuto 2 anni e 6 mesi più questa interdizione. L'ha chiesto lei, ha chiesto lei pecora feroce, 2 anni e 6 mesi, ha convenuto questo. Bene, c'è il processo civile per i danni, quei danni che in America sono più di $1 milione per danneggiato. Lo ricordo, professore, ha fatto bene, aspetti, no? Giusto per citare, no? Ricordate il caso di Boston, la diocesi di Boston nel 2002, un sacerdote denunciato per pedofilia, davvero sono stati milioni e milioni di dollari e ce n'è stato dato a Los Angeles. Gaziano, capisce lei? Aspetti, professore, intanto io devo finire un attimo, mi scusi. Dopodiché, per capire solo dove siamo... Non essendoci più processo penale, si era costituito nel processo penale parte civile, non c'è più il processo penale, i danni da reato non può più chiedergli al giudice penale, che non c'è più, e deve chiedergli al giudice civile, quindi siamo davanti al giudice civile per chiedere i danni alla pecora feroce, al pastore di Sacento e al seminario. Ecco. Quindi in questo momento c'è il vescovo e il seminario che rispondono da committenti e così è la pecora feroce che risponde alla pecora feroce. Allora, adesso poi torniamo sul risarcimento, però le voglio chiedere una cosa, avvocato Gaziano. Prego. Perché lei rappresenta tutti, non si rappresenta solo con Bruno Puleo. Assolutamente, solo questo sì. Oggi io mi trovo senza che la tua, no? Con le vicende. Conosco le vicende. Io non riesco a fare sono domanda. Scusi, dottore, mi sente? Ma lei non dovrà parlare. Se non aspetta la mia domanda, avvocato, non sa cosa le volevo chiedere. Io dicevo, lei è qui a rappresentare anche la curia, anche il vescovo. Ha sentito quella lettera. Io vorrei capire perché c'è stato questo silenzio da parte dei responsabili del seminario, da parte del vescovo, dopo anche un parroco. C'è stato un muro di silenzio che ha permesso a quest'uomo di continuare a perpetuare quelle colpe, quegli abusi. Perché il vescovo non ha fatto niente, non è intervenuto? Allora, io intanto devo prendere atto che il professore Ruffolo non ha risposto al mio interrogativo. Torno a ripetere, la posizione della curia del seminario, tra l'altro il seminario, non ha legittimazione passiva, non essendo nemmeno persona giuridica, e quindi non ha assolutamente titolo a stare in causa, hanno una posizione totalmente diversa. Sono stato chiamato da Marco Marchese in giudizio perché a suo dire, a dire del suo avvocato, mi parrebbe un poco strano equiparare la curia al committente, avevano una sorta di colpa in vigilanza, affermando alcune... Sono stati avvisati da lui e non hanno fatto nulla. Marco, li hai avvisati? Noi riteniamo...
noi riteniamo non veritieri. Mi rispondo subito. Chi doveva ritirare? Prassi, scusi dottore Marchese, è prassi subito il giudizio civile di fare una lettera nella quale si chiedono alcune spiegazioni. Avvocato, però lei non può rispondere, io capisco, lei sa l'avvocato, ma lei si rende conto che qui stiamo parlando di una materia che non è che con i codicilli che ci si può rispondere. Sì, professor Ruffo adesso vuole rispondere. Ecco, se mi fa rispondere, mi ha fatto una domanda e le rispondo. Aspetti, ha chiamato Ruffo. Se mi fa rispondere e mi fa continuare, fa le domande. Vuole sentire? Ha detto del Ruffo che non ha fatto una domanda. Io ho chiesto sull'applicazione di pena, ho fatto delle affermazioni, ho chiesto il suo illuminato parere e lei credo che non ha risposto. Adesso rispondo se mi fa rispondere. Guardi, su sulla responsabilità del committente ho scritto un libro nel 76 che io lo direi della sorte, si chiamava La responsabilità vicaria, ahimè, strana ironia della sorte. Ma non è lei ha detto delle solenni fesserie, collega avvocato. Non c'entra niente la legittimazione, non c'entra niente. Sono committente. No? La curia è committente, il seminario è committente. Mi deve dire, mi fa rispondere se mi fa una domanda? Mi ha fatto una domanda, questo signore è stato, questo signore è stato, mi faccia rispondere, o non fa le domande o ascolta la risposta, scelga. Questo signore è stato identificato come assistente nel seminario dal giudice penale. Non è un seminario che ha un assistente, professore, dia un po' zitto se fa domande e poi vuole le risposte, oppure non faccio le domande. Non era questa la domanda, la mia domanda. Non me ne frega niente qual è la domanda, adesso ascolti la risposta. Non c'entra niente qual è la domanda, lei deve rispondere alla domanda, non può rispondere a quello che deve fare. Perché questi giochetti del perdere tempo si fanno in tribunale, qui non siamo in tribunale, qui esercitiamo il diritto di cronaca. Io sto con il professor Ruffolo, avvocato Gazziano, perché io voglio capire, lei mi deve rispondere, perché c'è stato silenzio, perché i responsabili del seminario non hanno fatto nulla verso Don Bruno, allora, perché il vescovo non ha fatto nulla verso Don Bruno, perché tutti sono difesi dallo stesso avvocato, cosa incredibile. Allora, professore Ruffolo, io le avevo fatto una richiesta e una domanda. Ma mi risponde adesso, basta con la domanda. Mi devo rispondere. Io non riesco a capire. Perché se sono stati zitti, avvocato? Visto che non capisco. Ma che cosa devo rispondere? Perché sono stati zitti, avvocato? Perché Marco è andato davanti al giudice civile, noi dimostreremo l'assoluta correttezza del comportamento della curia e del seminario rispetto alle problematiche sollevate, avvocato, dal signor Marco Marchese con l'atto di citazione. Avvocato, il rettore... stato chiaro, non intendo comunque avvocato, il rettore... fare il processo qua e anticipare linee di... Avvocato, mi risponda, il rettore del seminario era stato informato da Marco Marchese. Il rettore del seminario non ha legittimazione passiva, non so chi è il rettore del seminario, io le sto chiedendo, chi ha citato. È stato informato o non è stato informato? Ma non lo so, questo dovrebbero provare loro, non io. Perché mandano lei? Perché ma scusi, lei è qui. Indagini ci sono state e ha ammesso nelle indagini, sì, vero è, Marco mi ha informato di questa cosa, ma non ho ripetuto la cosa importante, tale da intervenire, perché non era di mia competenza, si sono lavate le mani, e mi ricordo un po' Ponzio Pilato. Allora, tutte queste cose, siccome non sono emerse nel processo penale, come non si legga, ma si legga, non ma è legga. Un processo... Allora aspetti, avvocato, perché se lei dice in falso, no, avvocato, finché lei fa l'avvocato abile a zecca garbugli va bene, ma se dice in falso... Ma garbugli ci farà lei! No, qui sta facendo qualcosa che non va, avvocato! Allora io le cito direttamente... Ma parlato testimonialmente per tutta la serata... Avvocato, mi perdoni, prego. Lei non può dire che non è emerso durante l'inchiesta e durante il processo che il rettore del seminario... Non c'è stato processo, non c'è stato processo, indagini. E questo è il problema, non c'è stato processo, perché lei ha non c'è assolutamente dei fatti giudiziari, perché lei, non ha consigliato... c'è stato, perché lei ha consigliato al suo assistito di patteggiare. Esattamente, io sono avvocato e consiglio al mio assistito con le carte al meglio. Mi ricordo per
perfettamente che Ignazio Nicosia mi parlò di attenzione di natura sessuale che Don Bruno aveva avuto nei confronti di Marco. Ma io non so nemmeno e gli disse che Marco andava a trovare Don Bruno nella sua stanza. Non ricordo se a maggio parlai ed informai il vescovo che Marco era stato attenzionato sessualmente da Don Bruno Puleo. Intorno al 20 novembre fui chiamato dal vescovo e mi disse che Marco andò da lui e gli parlò delle presunte violenze sessuali che aveva subito ad opera di Don Bruno Puleo. C'è scritto, carta canta, Marco è andato, ha parlato con il vescovo. Ma questo, su questo non c'è accertamento giudiziario, perché torno a ripetere, non ha messo nulla di applicazione di pena, non è frutto di accertamento giudiziario. Ma tutto questo lo ha messo il lettore, lo ha messo il giudice civile. Senta, allora possibile, aspetti avvocato, visto che lei... Io non so scrivere libri, ma riesco a leggere il codice. Bene avvocato. Allora senta, oltre a leggere il codice, vorrei che un attimo che lei mi rispondesse, perché lei è qui a rappresentare il vescovo. Noi, ripeto, abbiamo invitato il la curia, il seminario, Don Puleo, dovrebbero esserci le tre figure, invece c'è lei, li rappresenta tutti, quindi deve rispondere per loro. Il vescovo. Io penso di avere risposto. Bene, il vescovo fu informato da Bruno di quello che stava accadendo? Allora, torno a ripetere. No, 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 mi devi rispondere. Il vescovo fu informato da Marco di quello che stava accadendo? Allora, torno a ripetere. Questi, ebbene, questi accertamenti devono essere fatti perché la... Ma lei non ha presenza, ci ha parlato. È l'affermazione. Le chiedo scusa. Lei il vescovo in questo momento, mi dica. Le chiedo scusa, perfetto. Allora io le rispondo e le dico che la storicità delle affermazioni di Marco Martese devono essere provate. Ma perché la sua è una voce. Mi dice qual è la versione del vescovo in questo senso. Qual è la versione del vescovo? No, qual è la versione del vescovo? Mi dispiace, in italiano, io voglio sapere qual è la versione del vescovo. La versione del vescovo è quella che ha demandato al suo legale quando si è costituito in giudizio, chiamato da Marco Martese. Qual è? Il vescovo ha incontrato Marco che gli ha detto: io ho un sacerdote che mi sta violentando, sta abusando di me. Lo accerteremo processualmente. Ma lei ci ha parlato col suo assistito, che ha detto al vescovo? E lo accerteremo. Lei ha detto che di processo. Torno a ripetere, non le anticipo le linee difensive. Vi è una comparsa di costituzione alla quale non è stata data risposta. Posso intervenire? Avvocato, vuole intervenire lei? È difficile parlare con l'avvocato Graziano. Dica, avvocato. Allora, devo dire intanto che fa molto senso constatare che il vescovo, nonostante le prese di posizione della Santa Sede, anche in tempi recentissimi, il Santo Padre ha condannato severamente, definendo un abominio l'abuso e la violenza sessuale sui minori, un vescovo assume una posizione del genere, addirittura chiedendo alla vittima, a un ragazzino di 12 anni allora, che ha subito queste violenze per 4 anni di seguito, addirittura il risarcimento del danno. Bravo avvocato, questo è il punto. Avvocato Graziano, posso chiederle perché avrebbe infangato il decoro, il prestigio della curia. Come vi viene? Io credo che, un attimo, mi perdica. Io sono dell'idea. Abbiamo spiegato perché abbiamo chiesto il risarcimento dei danni. L'avvocato Banduso. Avvocato Graziano, la curia è stata infangata da un suo rappresentante, non certo da Marco Marchese. Marco Marchese è una vittima. Avvocato Banduso, la curia è stata chiamata non perché ha tutelato Tizio Caio. La curia è stata chiamata per colpa invigilando. Ma non è per colpa invigilando, è oggettiva la responsabilità della curia. Che non sono veritieri, che sono falsi e lo dimostreremo in giudizio. Va bene, allora la versione... Marco, adesso, Marco, di qualcosa a te giustamente all'avvocato. La prendete, mette in dubbio che tu abbia lanciato l'allarme. L'avvocato sta dicendo lo che sa, il giudizio, del giudizio civile, tutto esattamente sosterranno che tu non sei andato mai, non sei andato a vescovo, non sei andato a vescovo. Quello che abbiamo detto è un combattimento. Facciamo parlare male. 3 anni di indagini, l'unica cosa che voglio dire all'avvocato, se riesce, di leggersi le storie degli altri 6 ragazzi, oltre alla mia. Poi, dopo ne parliamo. Un altro vescovo, una simile vicenda,
accompagnato il prete a costituirsi davanti alla polizia, un vescovo francese, ha detto: è un prete che va aiutato, è questo che ho chiesto io al vescovo, aiutate Don Bruno perché violenta i bambini, e lui se ne è fregato. Poi ultimamente un altro vescovo si è costituito parte civile, dottore Marchese, si è costituito parte civile con la vittima. Un vescovo francese, è fatto civile con la vittima. Quello che riteniamo non veritiero, e lo dimostreremo in giudizio, è proprio questa affermazione, cioè? E cioè la chiamata della curia per colpa del vigilante che non risponde assolutamente ai fatti di causa, cioè alla storicità degli accadimenti. Posso dire qualcosa? Cioè lei dice, avvocato, adesso vado da Ruffolo, che Marco, in giudizio. Allora lei dica a Marco, abbia il coraggio, dica a Marco, Marco, dici una bugia quando dici che sei andato ad avvisare di quello che stava accadendo. Lei questo, dottore, sta dicendo. Dottore, abbiamo scritto, non solo detto, abbiamo scritto. Nonostante che 3 anni di indagine hanno portato a testimonianze che hanno portato a confermare tutto quello che Marco ha detto. Il rettore, voi il rettore, l'assistente che sono andati dal vescovo, che davanti al magistrato hanno detto sì è vero, Marco ha informato il vescovo perché il vescovo dopo ci ha chiamato, ha chiesto spiegazioni, e dice che è falso, quindi loro hanno detto il falso. Davanti al magistrato ha detto che dimostrerà in giudizio per i fatti per cui siamo stati chiamati, non rispondo a te. Benissimo, allora vedremo se lo dimostrerete. Finora si è dimostrata solo una cosa, che c'era un prete pedofilo che è stato condannato e allontanato, e 7 ragazze che hanno subito dei danni gravissimi. Dopodiché, avvocato, poi le faccio anche una domanda perché ho una curiosità personale, ma dopodiché, avvocato, io le devo dire in tutta franchezza che trovo scandaloso, al di là, ma fosse anche vero e non è vero, che Marco non è andato nei tempi giusti che lui racconta, fosse anche vero e non è vero, che si chieda a un giovane... E lei come fa a dirlo che non è vero, scusa? Ha letto le carte? Io ho letto le carte, dico che non è vero. Non le vedo perché le carte... Bene, vi faccio continuare, io le ho detto, fosse anche vero, trovo scandaloso che una istituzione come la Curia chieda a un giovane che ha subito violenza da un rappresentante della Chiesa Cattolica 300.000 euro per danni, almeno la decenza di non chiedere a chi ha già subito tanto anche dei danni economici, almeno la decenza. Esiste nel codice la lite temeraria e strumentale, che è molto peggio di quello che ha affermato il Papa. E la nostra è temeraria. Bene, ognuno si farà ognuno si farà l'opinione che crede. Salvino vuole parlare con lei. Io sto parlando per la Curia, la lite temeraria è per la Curia, perché Marco Marchese sa che quello che avete affermato in citazione non è vero. Avvocato, rapidamente, perché tra poco se no dobbiamo dare pubblicità. Proprio oggi padre canta la messa. È vero, padre canta la messa. Perdono per i crimini commessi all'interno della chiesa a danno dei bambini. Il vescovo di Agrigento avrebbe dovuto, perdonami. Io gli atti li ho letti, come li hai letti tu. E lo so che li ho. Ecco, perfetto. E sai benissimo che Marco ha detto la verità. E quegli atti che hanno convinto il giudice penale su richiesta del tuo assistito. No, su richiesta mia, quale procuratore speciale? Su richiesta tua, chiaramente, su volontà manifestata. Che? Quale procuratore speciale? Del tuo assistito. Avvocato, posso dire che lei ride un po' troppo. Lasciamo perdere... Scusate. Assolutamente. Allora, la vicenda è un po' seria. Il giudice... Vorrei completare un attimo. Il giudice civile, come è normale, formerà il proprio giudizio, il proprio libero convincimento, sulla base di valutazioni, di tasselli che metterà tutti quanti assieme. Naturalmente. La sentenza penale di condanna è uno di questi tasselli e non è l'ultimo, è tra i più importanti. Si aggiungeranno gli altri, sono le testimonianze rese e che noi depositeremo in sede civile proprio a dimostrare già ci sono. Quanto detto da Marco. Marco ha detto il vero, ha detto il vero e va protetto e va garantito. L'avrebbe dovuto fare allora il vescovo, quando eravamo in tempo. Io saluto Riano Ortisi, le do anche la mano perché fa parte di un'associazione che si chiama Telefono Arcobaleno, che si batte contro ogni forma di silenzio anche.
e sosteniamo Marco perché siamo intervenuti in giudizio a sostegno di Marco telefono il Cocoleno interviene perché mi viene è importante poi dire una cosa che Marco ha fatto anche lui un'associazione per aiutare i giovani. Quei soldi che tu chiedi alla curia li useresti per comprarti una macchina o per altri? No, andranno per il nostro centro di ascolto perché a noi interessa ed è il motivo anche per cui sono qua a raccontare la mia esperienza, aiutare le persone, i ragazzi che hanno subito abusi di uscire dal silenzio e soprattutto dire no al silenzio di chi vuole coprire e difendere i pedofili. Lascia a lei. Scompriamo un equivoco. La curia non risponde se è stata o no avvertita. La curia risponde oggettivamente. La responsabilità del committente è una responsabilità oggettiva. Il datore di lavoro del violentatore risponde oggettivamente, non si ha sorvegliato, non c'entra niente la colpa in vigilanza. Il datore di lavoro del violentatore che chiede i danni al violentato è una cosa incredibile. È incredibile ancora che, per carità, il violentatore se è pentito sarà una pecorella smarrita, ma ha fatto la pecorella feroce. Ora che siano insieme, seminario, curia e violentatore, sia pure pentito, a stare dalla stessa linea, dalla stessa parte, con lo stesso avvocato, è una cosa che fa molto male per la comunicazione. Io ho molta stima per la Chiesa Cattolica, questa sera purtroppo per errore anche di comunicazione si è fatta una figura pessima in una situazione terribile. Sono eccezioni queste situazioni terribili, le vanno trattate in un altro modo e con altre persone che intervengono. Allora io sto col professor Ruffolo, sto soprattutto con Marco e mi siedo qua accanto a lui e dico che questa di Marco è una battaglia che lui fa con coraggio e non si deve far intimidire da nessuno, neanche da chi chiede tanti soldi perché preferisce il silenzio. E ricordati che tu, che avevi la vocazione, devi sapere, perché lo ha detto giustamente l'avvocato, che la Chiesa Cattolica sta prendendo forti posizioni, ne ha parlato Papa Benedetto XVI recentemente, e io sono convinto che se abbiamo avuto la fortuna che qualche alta gerarchia cattolica oggi sia stato in ascolto, questa vicenda avrà un altro epilogo, al di là di quello che dice. Perché la Chiesa dice basta, la Chiesa ha deciso di dire basta. Eccoci qua, avete ascoltato la trasmissione, punto di mandare Rai 3, 15 dicembre 2006, ed è abbastanza impressionante quello che ne è uscito. Sì, pronto? Pronto. Sì, ciao. Ciao, ciao. Sono Alessandro Vicenza. Sentendo, voglio dire questo, ma senza che sia, io mi basso ancora, senza che sia tanti disguidi in società, che fanno ormai tutti i beni, i cristiani e qui che sei ortodossi, che sei avversari, allora mi dico questo, che perché mi fanno la riforma agraria? Vabbè, non è il tema della riforma agraria, la riforma agraria è secondaria rispetto alla nostra tematica, grazie. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao Francesco, ciao. Adesso ho capito che era Ugo Ruffolo, è bravo quell'avvocato. Su Rai 3 mi sono persa perché di solito vedo.